Calcio d'avvio sul pallone Bizzotto e Lucon. Centro sportivo Giacinto Facchetti, letteralmente stracolmo in ogni ordine di posti. In tanti hanno approfittato della bella giornata e hanno approfittato della presenza di Diego Melito. Inizia in questo momento il match. Parte Guelfi sul binario mancino, mira, lo serve sulla corsa. Vai Guelfi in area di rigore, lato corto, attenzione, dentro Melito, il controllo, Melito! La parata di Fasolo. Eccolo qui il principe. Nel cerchio di centrocampo mira, splendido il passaggio sulla corsa di Camarà che cerca l'accelerazione, lato corto dell'area di rigore, si accentra Camarà, una finta ancora lui, la palla per Mira, la chiama, la riceve, se la sposta sul sinistro, Mira da fuori, palla sul fondo, applausi del pubblico. Controllo di Bizzotto che prova a passare in mezzo a tre, è l'ottima apertura, attenzione sulla destra per Rossignoli che ha spazio in area di rigore, ancora Rossignoli, si ferma, la palla sul sinistro e il pallone sul fondo. Pallone in profondità, cercare Melito, il colpo di testa per Capello. Di nuovo Capello, il pallone recuperato da Melito, ancora per Capello, prova a metterla in mezzo, la palla dentro, Mira non ci arriva, poi Capello, Camarà! Da due passi si mangia il vantaggio. Movimento di Capello, Melito fa segno al compagno di servirlo. Attenzione poi allo spunto di Capello che serve a Campora, che cambia passo, entra in area di rigore, ancora Campora tutto da solo, a Campora dentro! E il vantaggio dell'Inter con il gol di Andrea Mira. Ancora una volta decisivo lo spunto di Gennaro Acampora in slalom, tre uomini fatti fuori, la palla per Mira soltanto da spingere in rete, pallone calciato all'altezza del secondo palo, il colpo di testa e il miracolo da parte di Fasolo che salva la sua porta, non è finita, Acampora la mette giù, ancora un dribbling secco, Acampora si ferma, si coordina, poi entra in area di rigore, forse perde il passo, sempre Acampora trova il corner. La palla è per Fabio che può andare a cross, attenzione al controllo da parte dei Guelfi in area di rigore, il traversone lungo per tutti, arriva Mira, di gran carriera ancora Mira e la parata da parte di Fasolo. Non c'è recupero, basta così per questi primi 45 minuti, 1-0, il vantaggio di Mira alla mezz'ora, linea alla regia, noi ci risentiamo pochissimo per la telecronaca dei secondi 45 minuti. Si distende il Cittadella con questo pallone sulla destra per Rossignoli che ha spazio per spingere, la mette giù a fronte Guelfi, va a proporsi Zaniolo che la mette in mezzo, attenzione a Lucon in area di rigore, si ferma Lucon, dribbling contro dribbling, Lucon e sbaglia da pochi passi, ha fatto tutto benissimo. Finisce la partita di Diego Melito, inizia quella di Puskas. Va a salutare tutti i componenti della panchina il principe. Pallone dentro per Puskas, arriva invece Camarà che la mette in mezzo, la conclusione di Camarà e non riesce a evitare il corner. E allora riparte il Cittadella, le proteste del romeno. Pallone dentro, attenzione, il tocco da parte di Maniero che leva il pallone dai piedi di Lucon. Ancora Tassi, attenzione a Camarà che è libero in fascia di destra, posizione regolare, va Camarà, entra in area di rigore, cambia passo, va giù. E qui c'è il calcio di rigore, è rosso per Amato, il calcio di rigore ai danni di Camarà. Camarà che ha cambiato passo, è entrato in area di rigore, andiamo a rivedere, fallo ai suoi danni. La rincorsa di Alessandro Capello, 2-0 il primo gol di Capello con la maglia della nostra primavera. La freddezza di Alessandro Capello che spiazza al 79esimo dal dischetto. C'era insomma un po' di preoccupazione dopo i due errori di Tassi e di Acampora di mercoledì. Non ha tradito dal dischetto Alessandro Capello e Guelfi. E Guelfi va al traversone in area di rigore. Poi è Camarà che la mette giù. Camarà si ferma, una finta. Camarà, la grande parata, non è finita. Nciama commette fallo. Ha avuto la palla del 3-0 Gaston Camarà. Attenzione ad Doncor però. Dentro, poi il pallone per Knudsen che prende la mira, Knudsen, il gol di Knudsen, 3-0 Inter, il primo gol con la maglia della nostra primavera per Morten Knudsen, imparabile il destro da fuori. Andiamo a rivedere il tentativo di Morten Knudsen, 3-0 e primo gol anche per lui. Attenzione, Tassi dentro, attenzione a Puskas che si è girato bene, non è riuscito a trovare il pallone. Lato corto dell'area di rigore, ultimi secondi del match, il pallone dentro, allontana il Cittadella, non c'è più tempo, finisce 3-0, mira alla mezz'ora. Capello al 79esimo ha raddoppiato sul rigore, il 3-0 è arrivato dal destro da fuori di Morten Knudsen.
Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 11 44 00. Prova Interchannel e poi scegli Sky, liberi di...